dicembre, ci troviamo con un sacco di cittadini in questa inaugurazione delle nuove ambulanze della Medinara 1 Soccorso. È presente anche l'assessore, una delle poche volte che si trova un assessore di questi periodi. Ma insomma, gli assessori girano molto, fanno il loro dovere, è il minimo che possiamo fare, il minimo. Come vede la situazione qui della struttura? So che sono alla ricerca di uno spazio più grande, ci saranno possibilità, ci sarà qualche agevolazione? Come struttura è messa bene, devo dire. Io non la conoscevo, nonostante ho abitato per molti anni qui vicino. È una bella struttura e soprattutto questi volontari credo che rendano onore a Milano, perché Milano è la città del volontariato e credo che tanti volontari che si vedono qui oggi testimoniano che questa città sta dando molto attraverso il volontariato, che molte volte è quasi sconosciuto e anche bistrattato molto spesso. Grazie, allora grazie assessore e buon Natale. Siamo qui con Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 per Forza Italia. Ti saluto, ti faccio gli auguri a nome di tutti i nostri spettatori. Vedo che anche tu sei interessato alle realtà che si occupano della zona, in questo caso per il soccorso. Cosa ne pensi di questa struttura e quale vedi come sue prospettive? Certo, questa struttura è una struttura molto importante per il nostro municipio, è una struttura da valorizzare, diciamo un'eccellenza, perché si occupa di solidarietà, di soccorso e sicuramente il municipio dovrà adottare tutte le misure necessarie per valorizzarla, quindi potenziarla, sostenerla. Mi raccomando, queste qua ricordiamo che sono ollus e vanno sostenute dall'amministrazione comunale e anche dai privati, ma soprattutto dall'amministrazione comunale, che deve impegnarsi nel sostegno di queste realtà che servono alla nostra città con grande impegno e dedizione. Grazie, salutiamo Marco Cagnolati e buon anno. Grazie, e buone feste. Auguroni, grazie. Stiamo assistendo all'inaugurazione delle nuove ambulanze, siamo nel Municipio 3 e siamo qui giustamente con la Presidente del Municipio 3, Caterina Antola. Esattamente. A cui faccio buongiorno, gli auguri. Anch'io ricambio, e è un bel modo per festeggiare questi giorni, perché l'inaugurazione di 3 ambulanze sul mio territorio, sul nostro territorio, sul territorio Municipio 3 è sicuramente un arricchimento. Quello che viene fatto grazie anche all'impegno di tanti volontari è davvero encomiabile ed è una realtà mediolanum che sta sicuramente crescendo. La cosa secondo me importante di questa struttura è proprio questa, vediamo tante istituzioni, tante autorità qui, che non siamo qua per... Mi ha rubato la domanda che le volevo fare, esatto. Siamo qui proprio per partecipare insieme ad un arricchimento di questa associazione, di questa società. Ed è importante questo scambio, perché quello che sappiamo noi non sanno loro, quello che sanno loro non sappiamo noi, e quindi il relazionarci è davvero... secondo me il valore aggiunto di queste situazioni. Va bene, io la ringrazio, andiamo a vedere l'inaugurazione. Certo, grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare gli infermi, sia con tutti voi. Dio, Padre di misericordia, fonte di ogni consolazione, che tutti consola per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo e nell'anima e quanti prestano loro assistenza e aiuto. Egli si identifica negli infermi, Gesù si identifica negli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questi mezzi di soccorso, sulle persone che vi saranno accolte e accompagnate e su quanti
si prodigheranno a loro servizio. Supplichiamo con umile fiducia Cristo Signore, che è venuto nel mondo per consolare gli afflitti e guarire gli infermi. Rispondiamo: benedici Signore chi confida in te. Benedici Signore chi confida in te. Tu che sei venuto a curare gli infermi e a sanare i contriti di cuore, visita questi luoghi, questi mezzi di soccorso, abitali con la forza consolatrice del tuo spirito. Benedici Signore chi confida in te. Tu che predicavi il Vangelo del Regno e guarivi il popolo da ogni infermità, mostra a tutti la dolcezza del tuo amore. Benedici, Signore, chi confida in te. Tu che imponendo le mani sui malati ridonavi loro la salute, soccorri con il dono della tua grazia coloro che saranno soccorsi da questi automezzi. Benedici, Signore, chi confida in te. Tu che hai affidato agli apostoli la missione di curare gli infermi, esaudisci la preghiera della tua Chiesa che implora per loro sollievo e guarigione. Benedici, Signore, chi confida in te. Tu che hai promesso la divina ricompensa a coloro che nel tuo nome visitano e assistono i malati e le persone deboli, donaci occhi e cuore per vedere e amare te nei nostri fratelli sofferenti. Benedici, Signore, chi confida in te. Ed ora facciamo nostra la preghiera di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Preghiamo. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alle cure premurose del tuo popolo che cammina in novità di vita in Cristo tuo Figlio. Esaudisci le nostre umili preghiere. Per la grazia del tuo Spirito, fa che questi mezzi di soccorso diventino un luogo di benedizione e di carità autentica. Su questi mezzi i medici esercitino con sapienza la loro difficile arte. Su questi mezzi il personale sanitario presti con sollecitudine il proprio servizio. Su questi mezzi vengano i fratelli ad assistere il Cristo che soffre nelle sue membra. Possano gli infermi recuperare prontamente la salute e renderti fervide grazie dei benefici ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, che ci ha convocato a inaugurare questi mezzi di soccorso preparati con intelligenza d'amore per ospitare, curare, guarire, consolare e nutrire, vi confermi tutti con la sua grazia perché rendiate un fedele servizio a Cristo presente nelle sue membra. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace e buon Natale. Oggi è una giornata che si avvicina al Natale, tanta solidarietà, tanta gente che si muove in questa Milano che tutti dicono essere così fredda. Cosa ne pensa? Ah, penso che gesti come quello di stamattina, inaugurare mezzi di soccorso, sono gesti belli che producono bene perché ci raccontano una Milano quotidiana che attenta agli anziani, che attenta alle persone sole, che crea legami e quindi permette a una città, a una metropoli come Milano di non essere fredda ma di avere legami che sono tipici da paese, ecco, da quartiere. Ed è una cosa che fa bene al cuore, aggiungo io. Esatto, e che ci ricorda l'amore di Dio in Gesù, ecco, per questo è bello farlo prima di Natale. Va bene, con questa vi salutiamo, un saluto. Grazie e buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale.
Siamo qui oggi all'inaugurazione di questo servizio di soccorso che ricordiamo è volontario, è una Onlus, e siamo insieme a Marco Snato, deputato di Fratelli d'Italia, che tutti conoscete per le sue campagne che sta svolgendo in Parlamento contro alcune cose che non ci piacciono molto. Marco, ti volevo chiedere, questa giornata prenatalizia con tutta questa gente, allora esiste una Milano della solidarietà? Sì, tu hai giustamente ben raccontato, sono cose che non ci piacciono molto nella nostra città, questa invece è una che ci piace moltissimo. Vediamo un soccorso, è una realtà che, come si può vedere dai volontari, dai mezzi tutti assolutamente funzionanti e moderni, e del clima che si respira, una realtà che funziona bene e che dà veramente lustro alla nostra città. Milano è una città che ha storicamente, si dice, il cuore in mano, quindi ha il volontariato come una delle principali occupazioni dei nostri cittadini. Bisogna che le istituzioni le supportino, che le normative le supportino, purtroppo non sempre è così. Il nostro ruolo è quello invece di mettere al centro dell'azione politica soprattutto coloro che nella comunità vogliono fare del bene. Ti volevo proprio fare questa domanda che mi hai rubato, cosa avete in mente voi per questa società milanese che sembra molto spesa dal lavoro ma che non vuol dare il cuore, e dove dà il cuore in realtà c'è dietro una tangente molto grosse strutture? Chi fa volontariato merita di più? Io non, appunto, ripeto, purtroppo non sempre tutta l'attività di volontariato è capita e svolta nel modo più opportuno. Io credo che il volontariato, quello vero, quello ovvero dove le persone danno del tempo e delle capacità per fare del bene a Milano, vada sostenuto, vada defiscalizzato, vada incentivato, vada sburocratizzato. Il resto vada controllato, perché chi si cela dietro il volontariato per fare affari non sempre bellissimi è doppiamente colpevole. Perfetto, io ti faccio i migliori grazie, auguri. Grazie, auguri. Ciao, a tutti voi. Buon Natale. Vai, e via! Fatto, brava! Ah, questo è un pelante, se lo dico, okay. Delle altre di altezza, esatto. E questa fate i trasporti, invece questa qua è sì, li abbiamo fatti apposta. Siamo qui con l'amministratore delegato di questa bella realtà. Ci puoi raccontare questa realtà vista da un ragazzo giovane? È una cosa che non capita molto spesso? È una realtà che io e altri tre ragazzi della mia stessa età, ad adesso 30 anni, tre anni fa abbiamo deciso di creare a nostra immagine e con le nostre idee, per cercare di riuscire a creare una realtà alternativa che riuscisse a dare il vero supporto a tutte le persone. Da questa la scelta della macchina, del Doblò, piuttosto che questi due nuovi pulmini che abbiamo voluto prendere per dare un'assistenza a 360 gradi a tutte le persone bisognose. Io ti faccio i miei migliori auguri, è stata una manifestazione di successo e spero in tanti davvero successi. Grazie un mille. Saluto a tutti. Siamo con l'assessore Giulio Gallera, oggi si inaugurano le nuove ambulanze della Mediolanum Soccorso, Regione Lombardia sempre vicina a questa realtà del volontariato, vedo. Assolutamente, sono per noi un partner fondamentale, l'attività di pronto soccorso sulla strada viene fatto dalla Mediolanum Soccorso e dalle tante altre croci che tutti i giorni sono il braccio operativo di Regione Lombardia. Regione Lombardia ha un servizio di emergenza urgenza che è il migliore in Italia, efficiente. Areo è una realtà che ci invidiano e che noi esportiamo in tutto il resto d'Italia, con accordi dalla Sicilia alla Sardegna, al Friuli Venezia Giulia, ma questo avviene grazie alla competenza, alla professionalità e alla capacità di realtà come la Mediolanum Soccorso e i loro ragazzi. Perfetto, io adesso la saluto, la ringrazio. Ciao, e grazie, buon Natale. Grazie. Vai, esatto. Esatto. Siamo qui oggi nel contesto dell'inaugurazione di queste nuove ambulanze, di questa Onlus che si occupa di soccorso, insieme a un'altra Onlus, il presidente delle Giacche Verdi.
sei qui in questa occasione di Natale, noi ti ringraziamo perché è bello che tutte le associazioni si uniscano fra di loro, chi fa del bene per Milano, insomma per la Lombardia. Ci spieghi la tua attività, visto che non ti abbiamo ancora invitato a parlarne? Ok, noi siamo un'associazione di volontariato, chiaramente una onlus, e siamo ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e dalla Protezione Civile. In Protezione Civile noi facciamo ricerca per persone scomparse, quindi veniamo attivati per fare questa ricerca ogni volta che succede qualcosa nei prati, ovviamente. I cavalli in Regione Lombardia sono ufficialmente riconosciuti, quindi è un'attività che facciamo da 20 anni questa, anche se da 10 anni che il cavallo è riconosciuto. Nell'ambiente facciamo il controllo dei parchi, che è una cosa importante. Io mi occupo di sicurezza, lo sapete, avremmo bisogno di tanti di voi per controllare diverse situazioni, sì, che noi sono parecchio abbandonate. Segnaliamo le autorità, chiaramente, non sanzioniamo, ma segnaliamo tutto ciò che non va. Va bene, io ti ringrazio, ti faccio, grazie, il mio auguro di buon Natale. Grazie, buon Natale. Alla prossima. Grazie mille.